Ciao ragazzi e ragazzi, finalmente un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi il fondotinta della linea Bourjois insieme al suo correttore, la nuova versione però. Però prima di mostrarvi questi due prodottini ci tengo tantissimo a rispondere a due domande che mi avete fatto. Praticamente la prima riguarda il Pan Stick di Max Factor. Qualcuna di voi mi aveva chiesto la colorazione in un video che ho fatto. Dunque, questa è la colorazione numero 12 True Beige di questa qui. Invece, per quanto riguarda il consiglio che vi posso dare per gli illuminanti che hanno quella perlescenza bianca, io principalmente sto usando dunque la Jumbo illuminante di NYX, che è questa qui, che ha questa appunto perlescenza bianca, vedete questa qui. Poi della linea di Gabriella Salvete uso questa qui, vedete? Poi ho un'altra palette di Revolution, questa qui, che mostra tanti colorazioni di illuminanti e questo, che è il primo, è bianco. Ve lo mostro qui, vedete? Questi sono i tre illuminanti che hanno appunto la perlescenza bianca che io sto usando. Bene, adesso vado avanti e vi mostro appunto questi due prodotti, come dicevo prima, della linea Bourjois. Inizio prima con il correttore che ho preso nella colorazione, dunque un attimo solo che ecco qui, nella colorazione 51 Light Vaniglia. L'applicatore si presenta in questa maniera a spugnetta, ne applico un po' qui, in questo modo, e con la spugnetta umida lo sfumo. In questo modo, questo correttore è un correttore illuminante e idratante, ha una leggera profumazione e piacevole soprattutto di fiorito. Mamma mia, quanto è buona! Ecco qua, copre molto bene le mie occhiaie ed è appunto illuminante. Non so se riuscite dalla fotocamera a vedere. Mi piace. Cancella quelli che sono i segni della stanchezza, quindi per me va bene. Mi piace. È stratificabile, idratante, appunto luminoso ed è ha più che altro una coprenza media. Adesso passiamo dunque al fondotinta. Ovviamente questi prodotti sono ricchi di vitamina C, E e B. L'applicatore è così a pompetta. Mi applico dunque un po' sul dorso. La texture, come potete vedere, è liquida, molto sottile. Questo profumo è incredibilmente buono e ne facilita ancora di più l'applicazione. Con la blender, appunto, umida, applico il fondotinta in questo modo. Questi sono in questo modo.
La texture è leggera, sottile. Mi piace tantissimo perché ha l'effetto seconda pelle. Comprensa modulabile. Non si infila nelle linee di espressione, è luminoso e quindi a me piace. Qua. È adatto quindi per pelle secca, ma secondo me potrebbe anche andar bene per la pelle grassa. Copre le imperfezioni. Ripeto, nulla da ridire su questo prodotto e ha quel finish appunto luminoso, non tira la pelle, non secca, anzi la lascia molto morbida e liscia. Mi piace. Si può stratificare e quindi buono, mi piace tantissimo. Vedete, questo è l'effetto. Ora posso anche dire che si è asciugato, quindi non appiccica, per cui questo è l'effetto naturale e sano della pelle che dà. Spero il mio contenuto vi sia piaciuto, vi mando un bacio, ci vediamo al mio prossimo video, ciao!